Né moglie, né monaca, né zitella in casa di parenti, ma donna libera e signora romana, pittrice e architettrice. La figura di Plautilla Bricci, portata di recente all'attenzione del grande pubblico dal romanzo di Melania Mazzucco, sembra quasi disinnescare le categorie che imbrigliavano la vita professionale e sociale delle sue colleghe seicentesche. Plautilla, quasi certamente, posò per questa magnetica tela attorno al 1660. Non si tratta infatti del ritratto di una nobile dilettante o di una semplice allegoria dell'architettura, soggetto piuttosto frequente in età barocca, bensì dell'effigie di un'architetta reale con gli strumenti del suo mestiere in mano. L'acconciatura e l'abito sobriamente elegante rimandano alla moda romana del tempo, mentre la bigiotteria di pietre dure indossata dalla giovane signora ne rivela l'estrazione non aristocratica. Siamo di fronte a una professionista affermata, all'unica donna che in tutta Europa era riuscita a diventare architettrice. Un evento, questo, talmente eccezionale da dover essere celebrato in un'immagine dipinta, la sola di questo genere ad essere giunta sino a noi dal Seicento.